Ragazzi, bentornati sul canale. In questo breve video andremo a toccare un tema molto caldo, molto, per così dire, bollente. È giusto che la prima visita dal dentista sia gratis? Ti dirò la mia idea, ovviamente, in questo video. La norma vuole che nella stragrande maggioranza dei casi la prima visita dal dentista sia una visita assolutamente gratuita. Ma è giusto questo? Ti risponderò a ciò in questo video. Prima di iniziare però ti invito ad iscriverti al canale e anche ad attivare la campanellina delle notifiche, in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornato o aggiornata su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico, perché parlo di argomenti di medicina, odontoiatria e antropologia a scopo puramente informativo. Nella stragrande maggioranza dei casi la prima visita dal dentista è gratuita, cioè non si paga sostanzialmente. Tuttavia ci sono alcuni professionisti, alcuni odontoiatri che invece se la fanno pagare la prima visita. È giusto farsela pagare? Dal mio punto di vista è assolutamente giusto. Se voi andate a un qualsiasi altro medico, che sia l'oculista, il cardiologo, qualsiasi altro medico, la prima visita ovviamente si paga, perché ovviamente parliamo di lavoro e quindi anche di riconoscenza nei confronti del medico stesso, se vogliamo. Quel professionista odontoiatra che chiaramente ti può richiedere 50-100 euro, quello che è per la visita odontoiatrica, ha studiato 6 anni per poter, fare quel lavoro e ha chiaramente tutta una serie di conoscenze e di competenze in ambito odontoiatrico consone e adeguate per poter porre ovviamente una diagnosi e per poter elaborare un piano di terapia adeguato. Questo ovviamente dal mio punto di vista deve essere assolutamente riconosciuto e anche pagato. Non è minimamente accettabile dal mio punto di vista che questo avvenga in maniera assolutamente gratuita. Molti studi, molti odontoiatri quello che fanno è farsi pagare la prima visita, poi se il paziente accetta il preventivo, poi il costo della prima visita glielo vanno a defalcare dal preventivo totale. Ci può anche stare, perché spesso quello che accade è che ci sono quei pazienti che vanno a fare la prima visita dal dentista soltanto per avere il preventivo, per capire quanto costa, e poi si fanno il giro di altri 4-5 dentisti della zona o dell'isolato in cerca del dentista meno caro. Però quel dentista che ti ha fatto la visita, ti ha dedicato del tempo, ha messo a disposizione il bicchiere, il tovagliolo, la mantellina, il suo tempo, le sue energie, la corrente, la luce, l'acqua e tutto quanto, ovviamente paga anche le assistenti, i dipendenti che sono presenti all'interno dello studio, ti ha dedicato del tempo. E non è accettabile ovviamente che tu poi possa andare in un altro studio, fare il giro di tanti studi senza chiaramente pagare la visita dal professionista. Sei libero di andare tra virgolette ovunque in qualsiasi altro studio a farti curare, però se quel professionista ti ha dedicato del tempo, che è giusto che quel tempo venga assolutamente retribuito, perché è sempre e comunque lavoro. Perché i pazienti fanno il giro degli studi molto spesso in cerca del preventivo più basso? Perché molto spesso non c'è la fiducia nei confronti del medico, ma più che un discorso di fiducia è proprio un discorso che cercano quella clinica, quello studio dove spendere meno sostanzialmente. Discorso giusto o sbagliato che sia, non entro nel merito, ognuno è libero ovviamente di fare quello che vuole, però dal mio punto di vista la prima visita va retribuita. Se andate appunto, io per esempio mi è capitato di andare a fare una visita un po' di tempo fa da un mio collega medico, ovviamente la prima visita l'ho pagata, come giusto che sia, perché appunto è sempre lavoro. Fammi sapere tu che cosa ne pensi scrivendomi qui sotto nei commenti. Se hai delle domande puoi lasciarmele qui sotto nei commenti, puoi contattarmi in privato su X, cioè il vecchio Twitter, o anche tramite email. Chiaramente ti ricordo di usare sempre un tono educato nei commenti, perché molto spesso nei video su YouTube quello che accade è che ci si sbizzarrisce nei commenti offensivi e quant'altro, ma invece no, bisogna sempre dire la propria idea, ma
ovviamente sempre in modo educato. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, condividi questo video con altri utenti in modo tale da far crescere sempre di più questa community e da renderla sempre più utile per tutti. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!